Buonasera, buonasera, siamo in Canada, settimo appuntamento targato TST F1 Racing, siamo a Montreal in un circuito totalmente diverso da Monte Carlo che è stata la gara precedente, qui siamo in una pista diversa, siamo in una pista veloce, siamo in una pista che presenta un aiut semplice, però poi cioè nelle sue poche curve il pilota che farà la differenza, secondo me, porterà a casa la pole position. Sembra una pista semplice, che in realtà nasconde tanti trabocchetti, partendo qui dalla qualifica con i tagli curva che molto probabilmente qui in qualifica avranno un ruolo fondamentale. Per non parlare della gara, poi ovviamente, perché anche in gara i secondi di penalità potrebbero, far perdere la vittoria a uno dei nostri piloti. Corre l'Academy e siamo già in qualifica, abbiamo un cielo coperto e il primo a lanciarsi è TST Senna con gomme ultra soft. Le gomme portate qui dalla Pirelli sono ultra soft, super soft e soft. E volevo dare il benvenuto a tre nuovi partecipanti di questa Academy, ovvero Bruno, che è ovviamente la sua prima sera con noi. Ha preso parte del TST da pochi giorni, quindi facciamogli un caloroso in bocca al lupo e benvenuto. Poi abbiamo TF45 Spectre che partecipava già l'anno scorso, ma poi ha smesso per problematiche sue. E poi Sensi1420 che non prenderà parte alle qualifiche perché ha fatto del ritardo. Quindi concentriamoci adesso per vedere queste qualifiche, vediamo chi sarà in grado di fare la pole position. Mi aspetto dei tempi sull'11 alto 12 per l'Academy. Vediamo intanto un tempo di Samuele 13.683 con gomme super soft. Il consumo in questa pista è importante sul posteriore si consuma parecchio. Sull'anteriore un po' meno, però è un consumo che si può gestire con facilità. Allora c'è intanto Furious, 12.273, pole position provvisoria, secondo Senna staccato di 6 decimi, 12.841, entrambi i primi due con gomme super soft, con gomme ultra soft, scusatemi. Vediamo anche TF45 Spectre che l'ho visto nell'allenamento e lo candido, è uno dei candidati per la pole position e infatti si piazza a un decimo, 12.334, mamma mia. Anche Bruno 12.9, 7 decimi di differenza da Furious, però buonissimo giro. Anche Daniel con la sua Toro Rosso 13.1. Mancano i tempi Stabilom che è il capolista, diciamo, dell'Academy e Nick Run che si sta lanciando adesso e ha ultra soft, anzi no, super soft, me lo indicano con ultra soft ma le super soft. Vediamo se qualcuno si sta migliorando. Per ora nessuno. Per ora nessuno. C'è Bruno che si sta migliorando, quindi 4 decimi di miglioramento nel secondo settore. 4 decimi potrebbe passare Senna addirittura, che è in quinta posizione allora. Ah, ha toccato campioni, famosissimo. 12.0, attenzione. Giro tagliato per lui, però 12.0, 2 decimi di vantaggio anche su Furious. Mamma mia, che qualifica emozionante finora. Peccato che aveva il giro tagliato. Intanto vediamo diversi piloti già rientrare, come Danielita, con benzina finita oltretutto. C'è anche Bruno adesso che ha esaurito la benzina, mentre c'è Senna, sì, che sta rientrando anche lui. C'è solo Nick Run in pista, seguiamolo, vediamo il suo giro con la sua Mercedes. Buona la percorrenza dell'ultima curva. 14.0 per lui. Si piazza in settima posizione per adesso. Ha
4 decimi da Samuele, che potrebbe essere il suo riferimento con gomma super soft. Con me in cabina c'è Johnny stasera, che fa lo stream, che si occupa dello streaming, lo salutiamo, ciao Gio. E poi che altro dire? Un fattore fondamentale per questa gara potrebbe essere il meteo, perché qui in Canada la pioggia è frequente, per cui resteremo con la curiosità di vedere il tempo della gara. Purtroppo io non sono a conoscenza perché non lo posso vedere, però vedendo questi nuvoloni oserei dire che forse la pioggia c'è. E quindi che Samuel e Nick Run abbiano usato le super soft solo per prendere confidenza con la pista. Intanto, Daniel è uscito di nuovo. Gomma nuova. Bruno sta rientrando. Spero che abbiano calcolato bene i tempi di uscita e entrata ai box, perché Spectre è rientrato nel giro di riscaldamento. Furious sta uscendo, ok. Non è rientrato. Daniel si sta per lanciare, quindi devi seguirlo visto che è il primo. Se ne è uscito. Gomma nuova anche lui. No, Furious non è uscito, chiedo scusa. È rientrato Nick Run, il compagno di squadra. Daniel si sta lanciando. Ultima curva. Inizierà il suo giro. Andiamo a seguire. Però Daniel me lo danno in maga e ha preso taglio curva, per cui direi di cambiare. È uscito a 6.000. Vedo che ha benzina a bordo. No, si è ritirato, non capisco perché è uscito, boh, vabbè. C'è Spectre da seguire. Fa un piccolo errorino nel primo settore e transita con 20.145. Non è il record, sta uscendo Furious. Sta uscendo Samuele anche. Sabiom ancora i box, non riesco a capire cosa ha in mente. Furious lo vedo con diversa benzina a bordo. Probabilmente fa una piccola simulazione. Andiamo a vedere. Vediamo Bruno, che è già lanciato. Vediamo il primo settore. No, non è lanciato. È Max. No, non è lanciato. Niente, Bruno non è lanciato, scusate. Daniel è lanciato, vediamo il primo settore. 22, migliora di 2 decimi. Ah, taglio curva forse, andiamo a vedere. Ha preso taglio curva, peccato, peccato. Ah, l'avevo detto io, tagli curva sono tremendi. Vediamo Spectre cosa combina. Buonissima percorrenza nel secondo settore. Si appresta ad arrivare al secondo riferimento. 42.5, abbassa di 2 decimi il suo settore. Prova una Mercedes e quella di Furious tra l'altro. Leggero contatto tra i due forse. Vediamo, perché i vantaggi 2 decimi e potrebbe fare una pole position provvisoria. Vediamo un po' come affronta l'ultima curva. Forse una leggera sbavatura. 10, 11, 12.284. 12.284, 11 millesimi di differenza, mamma mia. Porca miseria, tanta roba. Oh, è uscito il leader del campionato Sabiom. Finalmente. Vediamo che cosa combina. Senna intanto, pole position provvisoria, 12.156.
un decimo di vantaggio su Futus. Senna si è ritirato, soddisfatto del giro, andrei a seguire Futus che ha fatto un 23 nel primo settore. Vediamo se migliora al secondo. Va un po' largo. Vettel che si è ritirato, terza posizione per lui, ottimo esordio. Comunque ha un decimo da Senna. Manca 13 secondi alla fine delle qualifiche. Quindi Savion ha fatto un giro praticamente. Fulvius pole position 11.899, pole position per lui, 3 decimi di vantaggio. Savion niente, nono, incredibile, senza tempo, incredibile. C'è Bruno che è l'ultimo da seguire, intanto faccio un resoconto. Fulvius 11.899, pole position per lui, secondo Senna, terzo Spectre, quarto Samuele, quinto per ora Bruno, sesto Daniel Danny, settimo Nick Rani in Supersoft, Sensi Milla ottavo senza giri, Savion inspiegabile nono, 10, 11, grandissimo Bruno, quarta posizione, 12.4, buonissima qualifica, all'esordio, quarto posto, all'esordio Spectre, terza posizione. Mamma mia, che qualifica. Le qualifiche sono terminate, per cui ci rivediamo in gara. Sì, li ho visti. Il mio problema è che io non posso togliere la spunta su include il mio audio, quindi qualsiasi domanda mi fai. No, ma a parte che tanto adesso c'è la pausa, quindi sento a dire sono un po' intavolato. No, a parte che poi sono raffreddato perché sembro qualcosa di strano. No, comunque non capisco Savion che non ha fatto neanche un giro, cioè l'ha fatto il giro, però poi è rientrato in box perché lo stavo seguendo. Adesso devo aspettare. Boh. E anche. Però. Se, quindi non piove secondo me, se no provavano tutti a fare il tempone. Comunque. Sì, ne. Quello con le software super soft ha fatto bene, dai. Preso 2 secondi, però no, io ho visto la gara, una Renault Bruno, mi sembra Marco, forse ha avuto un attimo, Bruno sì, ha avuto un ma forse un piccolo leggero lag, magari era un po' sì, no, è stato una volta quello l'ho riseguito, okay. Era a posto, bella che qualifica. Aspetta, fa lo screen, se no fallo tu perché non posso questo. Sì, l'ho fatto, non l'abbia preso più che altro. Vai, ho messo l'audio io, grazie, ciao Gio. Allora, eccoci in gara, sole come previsto, e parliamo delle eventuali strategie. Allora, Savion, che ha ovviamente stracolpito tutti perché non ha fatto neanche un giro, presumo che voglia partire in soft, quindi fare il primo stint lungo, poi magari montare l'ultra soft e fare l'ultima parte aggressiva.
Con lui ci sono allenato in queste 2 settimane. Non era malvagio come passo. Il problema è che comunque hai un Furious e un Zen e uno Spectre che non saranno certo lì a guardare, anzi, riusciranno anche ad allungare, perché comunque sia sorpassare in questa pista non è semplice, visto che la differenza la fa in poche parti. Comunque, concentriamoci sulla partenza. Partenza sì, che mi sono dimenticato, prima c'è il warm up, poi c'è la partenza, oddio. Bestia. Allora, vediamo la scelta delle gomme. Infatti, Savion parte con le soft, come pensavo. Mentre Sainz Milla, che non ha preso parte alla qualifica perché ha fatto del ritardo, ha deciso di partire con le ultra soft. Io ora con Savion ultimo la vedo facile per Furus la vittoria, però non butterei fuori Spectre, perché Spectre sarà l'esordio tanta roba, eh. Cioè, ha fatto un'ottima qualifica, si è allenato tanto con me, anche con altri ragazzi del TST, quindi da tenere d'occhio. Poi anche Bruno comunque sia bravo anche lui. Allora, ricordiamo, l'Academy è la stanza quella dove tutti gli aiuti sono on. Cioè i piloti possono correre con tutti gli aiuti che vogliono. Poi diciamo che questa stanza è stata fatta per quei piloti che ancora sono grezzi. Grezzi nel senso che magari non sono super veloci, non sono esperti come magari possono esserlo in Competition Gold o in Simulation Gold, ecco. E puntano ovviamente a migliorarsi e a passare a categorie più alte. E stasera vediamo se qualcuno magari ci fa vedere un passo e dove gli altri possono solo invidiare. Ah, Savion che va a concludere la griglia, in ultima posizione, non una posizione per lui. Quindi andiamo su Furious e Senna che sono in prima fila e godiamoci la partenza. La prima curva praticamente è a 500-600 metri, quindi sarà una prima curva molto importante. Vediamo, 5, si parte, ecco la partenza del GP del Canada. Buona partenza di Furious, buonissima partenza di Spectre che riesce a prendere la seconda posizione. Bruno lo tampona, lo manda un po' lungo, Senna riesce a prendere la seconda posizione, approfittando di quel piccolo imprevisto tra Spectre e Bruno. Samuele quinta posizione, Daniel sesta posizione, Micran settima, Sensimilla ottava, nono Savion. Una buona partenza senza danni, presumo, cioè spero per i nostri piloti più che altro. Nessuno che ha perso o guadagnato posizioni, a parte Spectre che in partenza sembrava aver agguantato la seconda posizione. Vado a vedere intanto se piloti, se c'è qualche pilota che ha imbarcato un po' più di benzina. Tanto attenzione perché Furious va largo, Senna ne approfitta. Intanto Samuele e Bruno che si scambiano un po' di legnate, vediamo chi la passa. Andiamo su di loro. Samuele ingrassa, ha messo un chilettino in più di benzina, vediamo se riesce ad approfittarne a passare Bruno. Ricordiamo che in questa pista gli assetti, l'assetto non è proprio semplice, perché se vai troppo carico il rettilineo vieni mangiato, se vai troppo scarico non fai le curve, quindi fare la serie tanto 19.712 di Furious che mette solo 4 decimi da Senna, che attenzione è molto vicino, attenzione a seguire anche loro due, attenzione a Bruno e a Samuele che sono lì e che si giocano il quarto e quinto posto. Dai a Samuele intanto da tenere d'occhio le penalità. Attenzione perché Senna perde un po' l'auto, si fa sotto Spectre con la McLaren. Allora con la benzina vedo solo Senna che ha messo un po' di carburante in più, come Savion, ma poca roba. Sainz Milla anche lui, tutti gli altri. Oh! Samuele! Ha la rotta per Samuele! Contatto con Bruno e viene passato anche da Daniel. Samuele va nell'erba, va lunghissimo. Senza ale è un casino. Viene passato anche da Micran, Sensimilla è dietro con la Ferrari, oh che bella la Ferrari. Sensimilla è dietro che ora lo passerà con la scia, fammi vedere.
Sì, vedo un po' anche l'H di Samuele, però niente di anomalo, insomma. Tanto 16 e 110 per Furious. Samuele niente dei box. Andiamo a vedere che gomma monta. L'ala distrutta praticamente. Contatto con Bruno e vedremo poi se deciderà di fare reclamo contro Bruno. Super soft per lui. Attenzione perché sosta lunga. Sosta lunga. Penalità? Penalità, vediamo un po'. Samuele. No, però sosta lunghissima per Samuele, incredibile, stranissimo. Torniamo alla gara. I primi tre sono praticamente in un secondo e tre. Cioè, Furious a 4 decimi su Senna, Spectre è a 9 decimi da Furious. Tutti gli altri cominciano, attenzione perché Daniel e Bruno sono in lotta. Potrebbero tirargli la staccatona al tornantino. Staccatona, staccatona di Daniel 01. Staccatona con la Toro Rosso. Bruno lascia lo spazio molto correttamente. E Daniel prende la quarta posizione. Grandissimo Daniel, bravissimo. Intanto invece Savio mi sembra che stia a fare la passeggiata della domenica perché lo vedo lontanissimo. È già a 9 secondi dalla vetta. Che gara strana per il nostro Savio. Intanto qui è una miriade di bicicli veloci. Prima Furious, poi Senna, poi Spectre in 15.188. Grande Spectre. Furious va largo, la prima curva va larghissimo. Ne approfitta un pochino Senna e viene avanti. Attenzione perché è successo un marasma. Savion che è sesto. Bruno che è settimo. Daniel che ha preso penalità. Bruno ottavo. Gomme super soft. Mikran anche lui ai box gomme soft. Quindi probabilmente per andare in fondo. 31 giri. Vediamo. Savion quindi sesta posizione. Comunque sia a 11 secondi dalla vetta. Ah, è lontanuccio. Attenzione, attenzione Senna e Spectre. Seconda terza posizione. All'esterno Spectre. Va al tornante. Vediamo se gli tira la staccata Senna. Bellissimo scambio di posizioni. Bravissimo Spectre ad andare largo e bravissimo Senna a approfittarne. Tutto molto correttamente. Però devono pensare alla prima posizione. Perché lottando in questa maniera Spectre, Furious va via. Vediamo, DRS e scia. Buona, come è uscito Spectre, come è uscito Spectre, DRS è all'interno della prima curva, però poi Senna sarà all'interno della seconda, vediamo. Infatti, bellissimo, bellissimo. Va un po' larguccio, no! Spectre perde un attimo il controllo della sua McLaren per cercare di tenerla e perde contatto adesso, 3 secondi e mezzo dalla vetta, 2 secondi invece il vantaggio di Furious su Senna. Ah, che peccato, che peccato. Vediamo gli altri intanto. Mikran ha girato il 18.6 con gomme soft. Poi vediamo Bruno e Samuele. Bruno in 17.0 e Samuele in 15.8. Attenzione alle penalità perché Samuele rischia di prendere penalità. Bruno già l'ha. Tanto devo dire, comunque sia, Furus non riesce a scappare più di tanto, eh. E Senna ha recuperato già qualche decimino su Furious. Vediamo quanto magari sta gestendo Furious e quanto sta spingendo Senna. Ora vediamo appena tagliano il traguardo la differenza tra i due. Comunque stili di guida totalmente diversi tra Furious e Senna. Ostia, ma veramente, sul serio. Daniel 16-1. Gira comunque abbastanza bene Daniel. Anche lui si è allenato tanto durante il corso della settimana, anche lui ha preso parte alla prima gara, poi per problemi suoi non ha potuto partecipare, è tornato ora per il GP del Canada e sta dimostrando comunque di essere all'altezza dell'Academy. Vediamo Nichiran e Samuele. Samuele dà una botta a Nichiran. Spero non abbia rotto l'ala, gli tira una staccatona. Questo è il passo di Samuele, bel sorpasso, bravo Sam. Con le super soft, 30 secondi. Intanto, non ci voglio credere. Furious ha fatto una cappellata. E si è passato anche da Savion. Furious ha fatto una cappellata. Sesta posizione, non l'abbiamo visto perché ero concentrato sugli altri. Spero che la regia l'abbia preso, non lo so.
Forza Piove si ritrova dietro 6.000 per la quarta posizione. E a Gomme Soft, incredibile, Gomme Soft. Primo troviamo Senna, secondo Spectra, un secondo che sta recuperando un bordello. Daniel che si ritrova terzo e non sa neanche lui com'è possibile. No vabbè, a parte gli scherzi, incredibile Daniel, terza posizione, difendi la coleniti con le unghie, con le cesoie, con quello che ti pare. Attenzione perché Saviom è minaccioso. Mamma mia, come è arrivato Saviom. In scia a 6.000, manca poco, lo taponava. Mamma mia, Daniel vinta un'altra penalità e siamo a 6 secondi, Daniel, ma cosa stai combinando? Sei già detto a 6.000 contando le penalità. Svegliati. Fui, sei nervoso, dovevi andare largo. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, che ci siamo persi. Che ci siamo persi. Vai, Spectre, che stai recuperando, sei a 9 decimi, sei a tiro di DRS. Sta usando la grassa, Spectre, sta usando, ha usato la grassa anche Senna. Ora Senna in standard. Però secondo me Spectre dovrebbe controllare un attimo la gara adesso. Potrebbe passarlo anche con la sosta, perché qui l'undercut è possibile. Intanto vediamo, Senna la grassa la usa sul rettilineo per difendersi, giustamente. Spectre si avvicina veramente tanto, ha guadagnato 4 decimi in questo settore. DRS per Spectre. Vediamo dietro, mamma mia. 15.2 per Spectre e per Senna. Senna ha girato in 15.8, gli ha recuperato la bellezza di 6 decimi in un giro. 6 decimi, 6 decimi non solo sono di DRS. Quindi grande prova di forza intanto di Spectre. Attenzione, attenzione, perché è una gara bellissima. Saviom intanto è stato passato da Furious. Samuele ha preso penalità. Ci siamo persi anche il sorpasso di Saviom, di Furious su Saviom. Forse un errore del buon Marco. Mamma mia, quante ne stanno succedendo. Come si avvicina Furious nel primo... come si avvicina, scusatemi, Saviom su Furious nel primo settore. La gomma soft, ricordiamo che è la gomma più dura portata da Pirelli. Ed è una gomma che si scalda con fatica, quindi i primi giri rischi di perdere tanto, da quelli che hanno una gomma più morbida, quindi o super soft o ultra soft. Però poi a lungo andare la soft non solo è molto costante, ma ti permette di fare anche dei buonissimi giri. Intanto Spectre, erroraccio per lui nell'ultima curva, ha perso praticamente 7 decimi. Sì, 7 decimi, un secondo e due di distacco. Ha girato in 16.5, 16.2 per Dani che gli ha rubato 3 decimi. Intanto 6.000 rientra in box, Furious ringrazia e prende il quarto posto, Saviom il quinto. Vediamo che monta 6.000 con la sua Ferrari, gomma super soft e cambio di ala. Cambio di ala, quindi una sosta un pochino più lunga. Ne approfitta forse Bruno, vediamo. Vediamo, vediamo, forse si ritroveranno molto vicini. Anche con Samuele, l'unico che ne approfitta forse è Nikram. Bruno passa, Samuele anche, no, per poco, per poco, per poco è passato, per poco. E 6.000 comunque andava con gomme super soft, invece c'ha le ultra soft. Vabbè, andiamo sulle prime posizioni. Tanto Spectre è sempre lì, ha recuperato altri 4 decimi, ora si trova a 6 decimi. DRS attivo e vai box. Attenzione, importantissima questa sosta, importantissima questa sosta. Vediamo dove rientra Spectre, perché se è nel traffico se ne può approfittare fermandosi dopo. Gomme super soft, no, gomme ultra soft, gomme ultra soft, quindi strategia a due soste. Saviom la terza posizione, perché Furious si ferma anche lui. Vediamo, gomme, mi indica ultra soft, cambio dell'ala anche, sì, ok, e si ritrova in ottava posizione addirittura, passato anche da Nikran probabilmente. Vediamo, sì, passato anche da Nikran, quindi ultima posizione. Allora, attenzione, perché abbiamo Saviom e Spectre che stanno lottando per l'ultimo gradino del podio, il terzo. Vediamo se gli tira la staccata Furious.
E Fulls, buona. Spectre, scusatemi, non sto capendo niente. Fulls ha preso una penalità, intanto. Nel primo settore. Sta cercando di tirare come un dannato. Senna rientra, Senna rientra. Penso che uscirà davanti a Spectre per poco. Perché Spectre ha dovuto lottare con Savioma che non gli ha reso la vita semplice. Quindi vediamo. Vediamo la scelta della gomma intanto. Daniel passa in testa. Nella sua testa probabilmente sta già festeggiando. Vediamo perché Spectre ha passato ora il traguardo. Mentre Senna. Oh! No! Spectre è davanti! Grandissimo Spectre! È davanti! Però Senna ha la super soft, quindi Senna andrà un po' più lungo e poi avrà la gomma più aggressiva. 6.000 è tanto, 15.164, giro veloce per il momento. Settima posizione per 6.000. Spectre che si ritrova davanti a Senna. Che grandissimo giro che ha fatto. Bruno intanto, quinto posto, Samuele sesto, 6.000 settimo, come detto, Nikram ottavo. E signori e signori, Furious in nona posizione a 34 secondi dal primo. E si deve ancora fermare il primo. Quindi ora Spectre deve cercare di spingere come un dannato e di avere il vantaggio della gomma. Perché l'Ultra Soft io penso 9-10 giri ti dura. Però lui deve fermarsi nuovamente per montare una Super Soft. O una Soft, insomma. Senna non è obbligato a fermarsi perché ha sbloccato la regola, intanto 14-3. Mamma mia, 14-3 per Spectre, che porta a casa il giro veloce per il momento. Dicevo che Senna usando la Super Soft non deve fermarsi, però vediamo se arriverà in fondo, perché comunque 24 giri con la Super Soft, non so, vediamo. C'è da tenere d'occhio Savion più che altro, perché Savion è a 9 secondi dalla vetta e molto probabilmente passa Daniel quando Daniel si fermerà ai box. E se ha più passo, comunque si ritrova terzo sul podio. Comunque sia 15 punti che ovviamente male non fanno. Tanto Spectre ha guadagnato 5 secondi, cioè ha già guadagnato 5 secondi, era 8 secondi, anzi era 2,7 addirittura. Forse un po' troppo consumo per Daniel, che ha spinto queste ultra soft un po' troppo. Infatti si ferma, esatto, infatti si ferma. Dovrebbe uscire quarto Daniel. Andremo a verificare se sarà così. Spectre passa. E lo fa con un 14,3. Senna 15,0, quindi perde 7 decimi. Vediamo Savion 16,4. Spectre, attenzione perché ha avuto un controllo della macchina assurdo, a dir poco assurdo, stava per baciarla al muro, per spalmarla bene bene al muro, e Senna gli ha recuperato tutto quel che aveva guadagnato Spectre in quel giro, nel giro precedente. Quindi attenzione, attenzione. Daniel ha messo la soft, quindi per lui la possibilità di fare 22 giri senza fermarsi c'è. E si ritrova a 13 secondi dal primo. Furious è un'altra penalità, siamo a 6. Ha passato Nikram. Però qui le penalità fanno un cattivissimo gioco. Allora, Senna ha il DRS adesso e si lotta la vittoria, la prima posizione con Spectre. Savion è staccato di 8 secondi e 3. Considerando che ha comunque la miscola più dura, io non lo direi fuori dalla vittoria. Però devi cercare di aumentare un po' il ritmo, perché così. Allora, vediamo. Finora comunque gara buonissima per tutti. A parte qualche penalità di troppo, però comunque sia. Attenzione perché c'è Bruno e si fa minaccioso su Daniel. Una gomma di differenza per Bruno. Attenzione perché vedo gocce di pioggia. Ho visto cadere qualche gocciolina. Non vorrei che quello con le soft abbia messo le soft apposta. Perché
e che quindi non facendo la sosta lui tiri il più lungo possibile con le softe, sta piovendo, sì, lui tiri il più lungo possibile con le softe per fare una sosta sola e quindi tiraglielo indietro ai primi due che hanno fatto ovviamente la strategia quella più ideale per loro. Ora, chi ha montato le super soft forse è avvantaggiato, perché se la pista non dovesse bagnarsi immediatamente hanno meno consumo rispetto a chi ha l'ultra soft, quindi è tutto da vedere. Intanto Spectre ha guadagnato parecchio, qui, un secondo e mezzo di vantaggio, tanta roba, sta piovendo, sì, sta piovendo, quindi attenzione a chi ha le soft, e attenzione a Bruno e a Daniel. Per ora gli altri, attenzione a Furious che arriva toccando Sensi Milla, sai che è in ottava posizione, non so se ha danneggiato l'ala, spero per lui di no. Vediamo se tira la staccatona, sì, staccatona, che bel sorpasso di Furious su Sensi Milla, bello, 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 bravo Furious, che si prende la settima posizione, sarà nervosissimo, io me lo immagino. 1 secondo e 7 il vantaggio di Spectre su Senna, che continua a guadagnare qualcosa. Bruno ha perso un pochino di contatto con Daniel, forse la pioggia, ora l'asfalto comunque viscido li sta mettendo a dura prova adesso, quindi staranno cercando di forse più gestire che tirare, perché se tiri secondo me ti trovi appiccicato a qualche muro, quindi gestire è la cosa migliore in questo momento, perché come camminare sulle ova, quindi 9 secondi e 7 il ritardo di Savion, 2 secondi quello di Senna da Spectre. Samuele è sesto. Spectre, penalità. Ah, facciamo un resoconto delle penalità. Spectre ne ha una. Quindi bene. Senna non ha neanche un avviso. Molto bene. Savion ha due avvisi. Daniel ha una, due, quasi tre penalità. Bruno ne ha una, due, quasi tre anche lui. Samuele una, quasi due. Furious quasi tre. Sensi Milla una. Nicker Run due avvisi. Sì che, ragazzi, attenti perché Sensi Milla, anzi, ne ha presa una ora di penalità. Certo, sono veramente un gufo. Mamma mia. Ora vediamo chi sarà il primo a fermarsi per montare un'intermedia. Vediamo intanto se la pista si bagna a sufficienza, perché per ora piove, ma i piloti comunque sia non stanno soffrendo più di tanto. Scivolano, ma quello è normale. E il problema è che non si bagna la pista per adesso, quindi è tutta da vedere. 12 secondi in ritardo di Savion intanto. Mamma mia, Savioma, ma che combini. Che peccato. La gara è lunga ancora, siamo a metà ora praticamente, però insomma, non è il Savioma che abbiamo visto nelle prime gare. Vediamo se si riprende. Allora, gli unici più vicini sono Daniel e Bruno. Tutti gli altri, bene o male, sì, anche se mi aspetto che comunque il loro distacco va tra l'1 e 8 e 2 e mezzo, però insomma vediamo chi è che gestisce meglio in questa fase. Spectre sta gestendo, forse per questo sta perdendo un po' decimi in ogni settore, considerando che all'ultra soft sta benissimo a gestire. È andato, ha baciato uno dei campioni, non so se ha riportato danni all'ala, lo vedremo se si fermerà eventualmente, se non me lo perdo vediamo. Nick Run si sta facendo salgare in solitaria a 44 secondi dalla testa, Savion è passata a 13 secondi e a 5 secondi c'è Daniel sta girando molto bene. Intanto Bruno va ai box, Furious un'altra penalità, Furious sta prendendo una catterbata e penalità. Bruno
Forse è solo nervoso. Bruno monta le super soft, mentre Samuele azzarda le intermedie. Mi sembra una scelta azzardata quella delle intermedie adesso. Però vediamo. Magari interpreta la pista così, si sente di andare sulle intermedie. Vediamo. Un po' di acquaplaning, devo essere onesto, c'è. Però non mi sembra sufficiente perché le intermedie ti diano quel vantaggio che ti danno normalmente. Il distacco tra Senna e Spectre è sceso a 1 secondo e 6. Savion sta cominciando, oh, ecco, a girare un po' meglio. Vediamo Samuele che ha le intermedie, come esce dalle curve. Ai primi due non si sono fermati. Savion, vediamo, non si ferma. Daniel non credo. Samuele lo vedo faticare per ora, quindi non credo che l'intermedia sia la scelta migliore. Non si sta fermando nessun altro. Infatti anche Nikran sta passando Samuele. Anche Nikran sta passando Samuele e Nikran alle soft. Quindi scelta sbagliata. Scusatemi. Scelta sbagliata per Samuele. Anche perché il DRS è ancora disponibile e Nikran lo attiva giusto appunto per passare il nostro buon Samuele. Daniel, un'altra penalità che lo mette in una brutta situazione perché ha 11 secondi di vantaggio su Furious. Però facciamo un attimo due conti, 1, 2, 3, 9 secondi, mentre Furious 1, 2, 3 hanno 9 secondi pari, quindi il distacco resta immutato. Samuele, penalità. Sesimir è rientrato anche lui in intermedie. Ma secondo me, forse altri due giri, un paio di giri, vediamo se qualcuno si fida di me. Spectre rientra, Senna continua. Vediamo Marco Savion se rientra. Spectre veramente monterà l'intermedia, probabilmente anche causato da un costume alla sua posteriore. Savion non va dritto, accelera. Daniel va dritto. Ora vediamo Furious. Teniamo anche Senna sott'occhio perché col fatto che sta aumentando la pioggia potrebbe costargli caro questo suo proseguire, così come per Savion. Spectre rientra terzo miracolosamente davanti a Daniel perché sennò avrebbe perso tempo probabilmente. Vediamo come va con l'intermedia. Allora intanto è vicinissimo a Savion, 2 secondi, quindi tanta roba. E attenzione perché questa cosa potrebbe favorire Spectre, il fatto di essersi fermato, se la pioggia sta aumentando e se Senna commette qualche errore, come ora, per esempio, che andava un po' lungo, potrebbe favorire la rimonta di Spectre. Vediamo. Vediamo se rientra Senna intanto. Mi sa di sì, però non sono sicurissimo. Sì, rientra Senna, che per ora è virtualmente primo. Vediamo se anche il nostro buonissimo Marco rientra. Samuele è penultimo, Sensimilla è ultimo con le intermedie. Vediamo anche se cambia l'ala Senna, perché aveva toccato il muro dei campioni, no, non cambia l'ala, quindi tutto a posto. È rientrato Marco Savion. Allora, Senna è uscito, Spectre però mi sa che non ce la fa stavolta. Vediamo, sono lì. Guarda come sono arrivati, guarda come sono arrivati. Sono ruota a ruota quasi. Ruota a ruota. Con Spectre che ha gomma più calda rispetto a Senna che è uscito adesso dai box. Savion che si ritrova a testa. Daniel che rientra. Furious che rientra e cambia l'ala nuovamente. Bruno che continua con Super Soft. Stranissima scelta per il box Renault. Savion che non è riuscito a guadagnare niente alla fine perché si ritrova comunque sia a 14 secondi dalla vetta e a 3 secondi a Daniel che però con tutte le penalità che ha non credo che possa aggredire la terza posizione di Savion. Spectre per ora non sta andando benissimissimo con le intermedie perché ha già 1 secondo e 2, però vediamo. Manca 14 giri, vediamo se la pioggia può aumentare l'intensità o se comunque rimane questa pioggerellina fine e
Yaga così, allora, DRS disabilitato. E questo l'avevamo intuito. Grazie per avercelo detto. Come prendere l'ultima curva a Spectre è qualcosa di unico. Ci ha guadagnato mezzo secondo, solo lì. 24 e 3, che è, devo dire, un buon giro. Ah, Marco, secondo me la gara. Oh, attenzione, Senna ha scolato un po'. Saviome, secondo me, sta gestendo la gara, nel senso si sta accontentando del terzo posto, probabilmente non a suo agio in questa pista. E vediamo poi se lo avremo sul podio, sentiremo nel commento, insomma, post gara. Fulwet per Bruno, inspiegabile, perché non mi sembra pista da Fulwet. Purus che è in quinta posizione, Samuele in sesta, Bruno che rientra, sì, in sedia perché Sensimilla deve ancora tagliare la guardia, Nick Run deve fare l'ultima curva. Attenzione a Spectre, attenzione a Spectre che è agli scarichi della Sauber di Senna. Attenzione perché è in scia. Attenzione perché è in scia. Attenzione. Molto vicino, molto vicino. Senna però si mette un pochino nel mezzo e Spectre prende penalità adesso. Ah, Spectre. Anche se lo passa, comunque mi sa che deve dargli a Senna 6 secondi, vediamo, 1, 2, sì, 6 secondi, quindi si mette male per Spectre. Saviome penalità, attenzione all'ultima curva, e l'ultima curva regala penalità a tutto spiano per chiunque. Vediamo, vediamo, vediamo se ci regala qualche colpo di scena questa gara in Canada dell'Academy League. Vediamo, vediamo. Così ai primi due stanno facendo una gara a sé perché veramente sono comunque sia quel che guadagna Senna, Spectre lo mangia in 1/2 settori, quindi i primi due veramente complimentoni. Saviom starà gestendo, ma a me mi sta deludendo perché comunque sia, cioè, è primo in classifica, sta andando bene. No, non mi sa garbo. Oh, attenzione, perché Spectre è uscito molto bene dall'ultima curva, dal tornantino. Si mette sulla sinistra, quindi esterno. Spectre che. Eh sì, Spectre, Senna che gli lascia lo spazio. Vediamo chi tira lo staccatone per primo. Vediamo chi gli tira la staccatona. Senna, vediamo. Ma Spectre esce meglio dall'ultima curva, forse. Senna che si sposta un po' troppo. Senna che si sposta un po' troppo. Un po' troppo sulla sinistra. Vediamo. È interno e mantiene la prima posizione per adesso. Abbiamo uno Spectre agguerrito, molto agguerrito. E un Senna che sotto pressione fa delle capperate non indifferenti. Deve cercare di lasciare un po' più spazio, secondo me. Buona gara dei primi due, buona, buonissima gara per i primi due. Vediamo. Ora Spectre sta lasciando un po' andare Senna. Vediamo se è per gestire o per far riprendere fiato all'auto e alle gomme. Vediamo. Io comunque voglio lodare la buonissima gara di Daniel, perché Daniel comunque sia non giocava da tantissimo e sta facendo una gara buona, buona. Mi dispiace per le penalità perché ne sta prendendo una fracassata, però cioè, ritrovarsi comunque a 19 secondi dalla vetta dopo non aver giocato per mesi. Bravo, 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 bravo. Comunque sia, sta girando anche meglio il Savion. In certe fasi della gara ha girato meglio il Savion, sì, devo essere onesto. Per quanto Savion la possa gestire, comunque sia, la realtà dei fatti, io ho visto questo. Nick Run, penalità di 3 secondi, che si trova in ottava posizione. Bruno a 1 minuto e 13 all'esordio, però comunque sia, come ricordavo, questa è l'Academy, qui ti fai le ossa. Qui diventi un grande per andare in Competition Gold o in Simulation Gold o in Competition Silver o in Simulation Silver per essere grande ancora di più. Quindi ci può stare la prima gara così. Poi sei in Academy, quindi niente a dire, anzi.
sta giocando comunque molto bene lui. Le posizioni per ora sono abbastanza congelate, a parte i primi due che sono a un secondo e due, tutti gli altri, cioè, sono abbastanza distaccati. Sì. Anche la gara di Furious un po' sottotono, eh. Qualche errorino di troppo per Furious. Spectre che si avvicina veramente tanto al tornantino, tanto, guadagna veramente tanto. Bruno, penalità. Bruno, cosa combini? Non si prendono le penalità. Dai, forza, forza! Furious, un'altra penalità. Furious, stai attento alle penalità perché qui ti giochi anche il quinto posto, secondo me. E Samuele forse ha qualche penalità in meno. Attenzione a Senna, che ha un assetto forse più da asciutto che da bagnato, quindi perde un pochino la macchina in trazione sulle curve. Forse un po' più scarico di ali. Mentre Spectre sembra avere la macchina incollata a terra perché. Attenzione, attenzione! Attenzione, contatto fra i primi due! Spectre che è arrivato lunghissimo e ha toccato Senna. Si ritrovano in retromarcia. E attenzione perché Savignon ha recuperato, io penso, 10 secondi con questo erroraccio di Spectre, che si ritrova a un decimo adesso. Che errorino di Spectre, è arrivato lungo con la pioggia, ha calcolato male la frenata. Faccio la clip, non so se si vedrà, però un errore che ci sta comunque perché è arrivato lungo e non l'ha fatto volontariamente, io l'ho visto in diretta, quindi mi sento di poter dire così. Attenzione, è uscito benissimo Spectre, benissimo è uscito, sembrava fermo Senna, ma fermo come è uscito e l'ha passato. Il problema è che adesso deve dare le paste Spectre, deve dare 6 secondi e Senna non ci sta, però costringe Spectre a prendere penalità. Qui bisogna fare una clip perché non so come possa essere valutata questa azione. Non so come valutarla. Ora poi magari riguardandola meglio, forse. Stabiliamo che si ritrova a 5 secondi e mezzo dalla vetta. Con però Senna che non mi sembra abbia penalità, andiamo a vedere, però mi sembra di no. Ah, due avvisi, sicché praticamente zero penalità. Ed è Spectre purtroppo ha tre penalità, quindi 9 secondi deve dare. Mentre Savion ha una penalità, attenzione perché Savion potrebbe giocarsi il secondo posto, se Spectre continua a prendere penalità. Savion, ti devi mettere la grassa e di tirare un pochettino questi giri, che sennò finisci terzo. Terzo penso garantito. Vediamo sempre Spectre e Senna che sono molto vicini. Tornantino per Spectre e Senna. Esce molto, cioè di trazione veramente Spectre esce che è divino, veramente spettacolare. Riprende la scia. Va interno adesso. Senna però esagera un po', con queste difese così. Nikkan intanto penalità. Buona difesa di Senna adesso. Vai Spectre, vai. Prendi l'esterno. Chiudi l'interno, bravissimo, chiudi l'interno e passi, e passi, e passi, bravissimo Spectre, passi chiudendo l'interno e Senna sta dietro, bravo, e tutto questo avvantaggio Savion, che si trova a 4 secondi e 9. Ora Spectre, hai 7 giri per dare 9 secondi, io ti auguro col cuore di farcela, ma o speri in un incidente di qualcuno, o se no la vittoria purtroppo. Purtroppo niente, purtroppo. E mi duole dirlo perché comunque sia all'esordio c'è una gara da 10 e lode. Una gara da 10 e lode. E anche Daniel sta facendo una gara da 10 e lode. Non è proprio all'esordio perché comunque lui ha preso parte all'inizio stagione, però buona gara. Buona gara. Anche Bruno comunque a livello di penalità, andiamo a vedere, anche lui all'esordio, a livello di penalità. Sì, insomma, non è messo benissimo, però è all'esordio, sicché gli passiamo tutto. Spectre che ha allungato 8 decimi per ora, 9 decimi anzi. Savion
Stavirò 5 secondi e 3 dalla vetta, quindi a 4 e mezzo da Senna. Vediamo, vediamo, perché di attaccare non so in quanti possano attaccare, perché la benzina sono tutti molto scarsi. Di benzina sono tutti molto scarsi, anzi qualcuno non la finisce neanche, ragazzi. Samuele praticamente me lo dà con 0,11 di carburante. Se dovesse mettere la grassa non arriva a fine corsa. Dai, Sam, forza. Non mi spiego questo poco carburante, pure in una pista così dove magari cerchi di tirare il più possibile. Mi aspettavo qualcosa di più. Però macchina leggera è tutto un altro dire. Comunque mettendo più benzina naturalmente hai l'auto più pesa nella prima fase. E non è proprio semplicissima da gestire, anzi. Ai box sensi 1000, vediamo se ha danneggiato l'ala o se è una sosta per usura gomme. No, è una sosta per montare le full wet. Cambio dell'ala a 0, montare full wet. Rientra anche Bruno nuovamente. Sensi 1000, ottava posizione. Bruno ultimo, purtroppo. Però vediamo perché si ferma. La pioggia, sì, in effetti è aumentata la pioggia, però a 6 giri dalla fine, sì, ci potrebbe stare. Cambio dell'ala per Bruno. E gomme blu, ovvero gomme full wet per Bruno. Sì, sta piovendo veramente alla grande, sta piovendo di brutto, sta diluviando, anzi, oserei dire. Quindi fase importante, Savion, attenzione, attenzione, colpo di scena perché Savion rientra allo stop and go, mi sa, perché sono stati fermi 5 secondi. Fammi controllare. Fammi controllare. No, non lo so. Non lo so, non mi dà. Vediamo, vediamo. No, non lo so, è stato fermo Sabiomo, non capisco perché è stato fermo tanto in quel modo. Senna, penalità per Senna intanto, attenzione. Ed è a 2 secondi, 2 secondi. Allora, facciamo un recapito. Sì, un recapito. Facciamo un riepilogo delle posizioni perché non sto capendo niente. Spectre primo. Senna secondo, Daniel terzo, Savion che è andato in box montando le fluette, scelta giusta, quarto, Samuele quinto con l'intermedio, Furious, anche lui si è fermato, e sesto con le fluette, Nikran, cambio dell'ala, fluette per lui, si trova ottavo, quindi ha rotto l'ala adesso, perché si era fermato in precedenza, Bruno si è già fermato a un giro di distacco alle fluette, Spectre sta rientrando, quindi attenzione, attenzione. Vediamo chi ne approfitta. Savion mi sembra lontano. Daniel pure. Vediamo intanto se qualcuno l'ha rotta. La Spectre no. E riparte. Senna. No. E riparte. Daniel rientra. Quindi Savion si riprende il suo terzo posto. Senna ha guadagnato un bordello. Sì, Senna. Spectre ha guadagnato un bordello, eh. Con la sosta ha guadagnato parecchio. Intanto giro veloce se ne porta a casa lui, perché ormai con la pioggia non so quanti giri veloci possano fare, quindi giro veloce, una soddisfazione se l'è tolta. Attenzione, 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 Furus distrutto. Samuele che sta facendo retromarcia, che sta facendo? Ah, Samuele praticamente al muro dei campioni girato, ecco, si è rigirato. Furus out dalla gara. Vediamo se entrerà la safety car, perché è proprio lì nel muro dei campioni, appena esci dalla curva. Safety car che dovrebbe entrare. E se entra può mischiare le carte. Può mischiare le carte. Cioè bandiera gialla nel terzo settore, però la safety car non esce. Vediamo. Bruno è ottavo, comunque zona punti, quindi 4 punti li porta a casa, mi sembra, sì, 4 punti. La macchina è stata rimossa di Furious, probabilmente un errore di guida, non so, perché c'era Samuele anche, e bisognerebbe chiedere a Samuele, che magari era partecipe della tragedia. Bruno penalità, vista in diretta, per un taglio curva.
E peccato per Fulvius, peccato. Questo è forse uno zero, no, però comunque sia è un ritiro. No, a parte no, uno zero sì, perché il ritiro l'ha fatto, quindi peccato Fulvius, peccato. Gara comunque partita malissimo per Furious. Allora, io intanto vi annuncio che Spectre ha 3 secondi e 1 su Senna. Se riesce a guadagnare, perché Senna ha preso una penalità ora, se sì, deve guadagnare 6 secondi. Sì, Sensimilla ha un'altra penalità. Samuele rientra ai box, Sensimilla guadagna la quinta posizione. Nikatan forse guadagna la sesta posizione, sì, perché Samuele cambia l'ala, quindi probabilmente il contatto c'è stato con Furious. Nikatan passa e ringrazia Samuele. Anche Bruno passa, forse, vediamo. Sì, anche Bruno passa, anche Bruno è passato, mamma mia. Spectre, 3 secondi e mezzo, 23 sei il suo ultimo giro. Buonissimo giro di Spectre, devo dire, bravo. Anche su condizioni estreme viaggia. 25-0 per Saviome, Senna non l'ho contato perché non mi è comparso, ve lo dico subito, ha girato il 24-2 prendendo anche un avviso. Quindi attenzione perché se prende un'altra penalità, Senna, Spectre è primo. Perché ha 3 secondi, quasi 4 di vantaggio, considerando due penalità di Senna, teoricamente se la dovesse prendere, Spectre sarebbe primo, per niente praticamente. 4 secondi di vantaggio, e attenzione perché il finale è un bel finale, manca due giri, attenzione perché arriva il primo doppiato, ovvero Samuele, per Spectre. Samuele molto correttamente si sposta, e andando un po' lungo al tornantino, e vediamo Samuele, ha fatto passare anche, no, Senna no, perché Senna è dietro. 4 secondi e 4, il vantaggio di Spectre, 4 secondi e 4, e sta viaggiando come le fucilate, mamma mia, Spectre, che garone, bravo, 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 bravo. 13 secondi e 8 per Saviom, che ha ridotto un pochino il distacco dai 15 che aveva. 24 e 6 per Senna e per Spectre. Un 23,9, comunque 7 decimi portati a casa. 4 secondi e 2 il vantaggio. 4 secondi e 6 ora. Samuele lascia passare Senna intanto. Bravo Samuele, comunque corretto. Samuele in ultima posizione, doppiato. Il prossimo a essere doppiato, a meno che già non lo sia stato, no, non lo è stato, è Bruno, che comunque settima posizione, buonissimo. Vediamo, 4 secondi e 6, siamo al penultimo giro. Un ultimo giro dove Spectre deve dare il tutto per tutto e Senna deve stare tranquillo perché ovviamente ha la vittoria in tasca. A 5 secondi quasi, Spectre, 5 secondi. Deve cercare di dare almeno un secondo ora. Almeno un secondo. Deve dare almeno un secondo e deve sperare che Senna sbagli qualcosa. Dai che questa gara l'avete portata a casa, dai! Bravo Spectre, buonissima uscita dalle ultime curve, vediamo Senna. Come la prendono diversamente l'ultima curva? Senna è meno aggressivo, mentre Spectre ci va di brutto sul cordolo. 5 secondi e 2 il vantaggio di Spectre. Deve cercare di dare 8 decimi, tanto Nikran, penalità di altri 3 secondi. Farò un recap, farò, aspettate un attimo, eh. Aspettate un attimo. Però ho reso conto delle penalità a fine corsa. 5 secondi e 4 il vantaggio per ora di Spectre. Saviom 16 secondi, sprofondata a 16 secondi. Daniel, anche lui con queste condizioni secondo me non si trova. 17 secondi da Saviom, 33 totali da Spectre. Sensimilla 1 minuto e 6. Nikran 1 minuto e 13. Bruno 1 minuto 17, Samuele doppiato insomma. 6 secondi, ha quasi 6 secondi Spectre, ha quasi 6 secondi Spectre, io ho le
se riesce ad andare sopra i 6 secondi nell'ultimo settore, forse Spectre vince la sua prima gara all'esordio in Academy, nel campionato TST F1 Racing 2017. Vediamo come affronta l'ultimo settore, vediamo quanto distacco riesce a accumulare. Il monitor mi dà 6 secondi e 2, teoricamente ha la vittoria in tasca. Ha la vittoria in tasca, intanto trionfa, vediamo se può trionfare seriamente. Trionfa seriamente per soli 6 decimi di F45 Spectre, grandissima vittoria. Vittorione di Spectre, secondo Senna, comunque super gara. Savion, una gara che onestamente non si affronta a 10 secondi e 6, ma non ti si affronta oggi, Marco, veramente. Daniel, un quarto posto che vale oro. Intanto c'è Bruno che è successo. È andato a muro con una McLaren. Con chi? Perché non ho visto. Ah, è passato Coso, è passato Spectre. E Bruno è rimasto lì. Settima posizione. E Samuele ottavo. Grandissima gara. Il finale è stato spettacolare, veramente. Spettacolare. Spettacolare il finale. Non ho parole, non ho veramente parole. Un finale eccezionale per questi due piloti. Mamma mia, 6 decimi. Mi ricorda la gara dell'anno scorso, la mia in Academy. Ho perso contro Sam per 69 millesimi, ero primo, e ho perso per quelle maledette penalità. Stessa cosa adesso per Senna, solo che lui 6 decimi, io 69 millesimi, ridicolo, veramente. Cioè, proprio non mi si affronta. Allora, facciamo un recapito, un riepilogo delle penalità, scusatemi, se mi compare, perché per ora non mi compare niente. Vabbè, intanto lasciamo festeggiare il podio. 9 secondi Spectre, 3 secondi Senna, Savion 3 secondi, Daniel 9 c'era scritto, poi 6006, 9 per Nikram, 12 per Bruno, 6 per Samuele, 12 per Furious. Andremo adesso a invitare il podio e a sentire un attimo che considerazioni ci faranno i nostri ragazzi. Io direi di invitare anche Bruno, perché è stata comunque la sua prima gara. Io gli voglio fare i complimenti perché è stato bravo comunque, niente da dire. Allora, intanto mi appresto ad invitare il super podio, veramente super super podio, perché è stato un podione questo, veramente. E vi facciamo sapere. Allora, vediamo intanto chi è entrato. Allora, aspettiamo che ci siano tutti. Allora, ragazzi, buonasera. Allora, intanto, ragazzi, buonasera. Dovete fare include il mio audio, se no non vi sentono da casa. E non vi sentite. Fatelo, insomma. Ora partiamo con i commenti. Allora, Spectre, parto da te. Allora, sì. Qualifica, devo dire, tanta roba, sei stato molto bravo, solo che Furious ha tirato la remata finale e ha dato paste a tutti. Eh sì. Paste, va dato 3 decimi, che in una pista come il Canada, diciamo che va bene. E allora, te sei all'esordio, perché comunque stia, sì, è la tua prima gara qui nel 2017 in Formula 1 con noi. Allora, hai avuto l'inizio gara dove forse hai faticato un pochino, forse. Sì, vedevo, esatto, prendere penalità, ti vedevo ridotto un po' male, no? Quando poi, sì, è cominciato a piovere, cioè dall'ultima, dal tornantino uscivi, cioè praticamente Senna era fermo, te invece sembravi tipo 200 all'ora. Cioè veramente, recuperavi veramente tanto in quel settore. Nel terzo settore, cioè veramente eri velocissimo. E praticamente te avevi 9 secondi di penalità, mentre Senna ne aveva 3. Perché Senna ha preso penalità quando è cominciato il diluvio, perché prima non aveva, sì, neanche un avviso. Infatti dicevo in diretta, stavo dicendo che te ti saresti giocato la vittoria per le penalità, perché purtroppo era così. Poi hai avuto un passo sul bagnato estremo, sulla full wet, veramente eccezionale. Cioè gli davi veramente tanto a giro, tanto. Poi magari ha avuto qualche problema lui, perché magari aveva un setup
e un po' più scarico, perché secondo me aveva setup più scarico di Ali Senna rispetto a te, perché nel rettilineo andava, ma in curva, secondo me, da quello che ho visto, poi magari erano semplici errori di guida. Allora, ti invito nulla, intanto ti faccio complimenti per la tua prima vittoria, hai vinto per 6 decimi, te lo voglio Grazie. dire, forse lo sapevi già. Quindi complimentoni per la tua prima vittoria. Sono da amico, che io sono tuo amico, sono veramente contento e orgoglioso di te perché ci siamo allenati tanto, sei stato bravissimo. Nulla, ti invito a raccontarci insomma la qualifica, la gara e la tua prima vittoria. Vai. Sì, che la qualifica mi aspettavo un pochino, ma poco poco di meglio. Con la posizione mi aspettavo, perché è andata tutta bene finché non arriva l'ultimo giro che ho fatto. L'ultimo giro che ho fatto, quasi all'inizio, ho preso il taglio curva e lì alla fine mi sono ritirato. Poi, pensando che partivo secondo, terzo, scusate, Furious fa ancora un tempo, non me lo aspettavo neanche io, è stato molto bravo. Faccio complimenti anche a lui. Invece all'inizio di gara sono andato all'inizio un po' male perché dovevo ancora ambientarmi la prima gara, poi mi sono preso un po' il ritmo. Poi quando è calato, diciamo, il temporale, meno male che mi ero allenato molto sulla pioggia, ho avuto la meglio, nonostante i miei 9 secondi di penalità. No, sei stato veramente, guarda, io, cioè, tanta roba per essere la prima gara, veramente bravissimo. 25 punti portati a casa e finisci, perché questa è l'ultima gara, già, è l'ultima gara del Sì. 2017, perché poi fino ad anno nuovo non ci rivedremo. Ci sarà il torneo natalizio il 22, però gare ufficiali del campionato fino a anno nuovo non ce ne sarà. Quindi vai in vacanza con 25 punti nella casacca. Cioè, bravo, Sì. bravo, bel risultato. Bravo. Complimentoni Grazie. ancora. E direi di passare a Senna. Hai avuto in qualifica, devo dire, all'inizio non pensavo, però hai avuto un bello spunto in qualifica. Hai fatto un bel giro. In gara eri veloce, perché comunque sia tu, Spectre e Furious, prima che combinasse quel disastro, eravate lì, comunque sì, eravate a 1 secondo e 3 in 3. Cioè, veramente, pazzesco. Bravi. E sei stato molto bravo praticamente quasi tutta la gara. E poi quando c'è stato un piccolo incidentino tra te e Spectre, dovuto a un lungo di Spectre, l'ho visto in diretta, praticamente lui ha frenato male, ti è venuto lungo e ti ha toccato, che siete finiti tutti e due a fare retromarcia, che mancavano pochi giri alla fine, insomma. E l'unica pecca della gara è stata questa, però comunque sia, come dicevo in diretta, siete in Academy, quindi ci sta. Poi non so se aprirai il reclamo, non lo so, e valuterai te ovviamente. Però comunque sia, gara buonissima anche la tua. Hai perso un po' del tuo, tra virgolette, smalto nella fase quella più importante. Eri a conoscenza, intanto ti chiedo, eri a conoscenza delle penalità di Spectre oppure no? Perché comunque sia, cioè, hai buttato una vittoria facile, secondo me, perché comunque sia tu avevi una penalità sola e lui tre, e ti ha dato 6 secondi in pochi giri. Prego. Io ritengo che la penalità le sapevo, però pensavo che ne aveva una, perché l'ingegnere gli continuavo a chiedere il pilota davanti, lui mi diceva tutt'altro e avevo capito solo che aveva una penalità. Poi dopo il contatto mi ha danneggiato leggermente la macchina, ma non di tanto, però dietro, dopo quel contatto, non riuscivo più a tenere la macchina. Dopo eravamo anche sotto la pioggia e non riuscivo più a tenere la macchina. E la qualifica è andata ok, Furious mi ha strappato la pole all'ultimo secondo e basta, non ho altro da dire. Volevo fare i complimenti a Spectre. E mi dispiace per Savio che purtroppo le qualifiche non so cosa gli sia capitato, però poteva venire insieme sul podio anche lui sulle qualifiche.
Allora te lo chiedo, dai. Farai reclamo a Spectre per quel contatto? Beh, sì, perché già a Monte Carlo hanno fatto un reclamo a Samuele, questo qua è già il secondo, poi dopo ero arrabbiato anche per un altro motivo, che adesso ho guardato il direttore gara che gli ha dato 800.000 avvisi, poi dopo l'avviso, ok, dipende, però a me al secondo avviso, che non è che ho tagliato granché la curva, mi dà penalità, invece lui ho visto che gli ha dato 6 avvisi, li avevo contati anche, mi dà un po' fastidio questo, quindi gli manderò Sì, no, ma reclamo. quello, guarda, quello è una cosa del gioco, perché anche a me a volte mi dà penalità secca senza neanche un avviso. Quello lo fa il gioco a seconda di dove tagli, cioè devi ringraziare Codemaster, insomma. E ok, passiamo al terzo. Saviom, Eccolo. io ti dico la verità, in diretta ho detto che non ti si affronta, te lo dico anche adesso, non ti si affronta perché hai fatto... Io ci sono rimasto male perché non hai fatto le qualifiche. Noi non sapevamo il meteo della gara. Poi abbiamo pensato che potesse piovere, perché comunque sia ti abbiamo visto con le soft, sicché abbiamo detto forse le tira a lungo evitando di fare una sosta in più degli altri e magari si ritrova per giocarsi la vittoria. E il tuo piano forse era questo. Se vuoi ti spiego già E tutto. sì, poi ti lascio Ti spiego parlare. benissimo. Ah, oh. Vai, vai. E t'ho visto, insomma, un pochino altalenante nelle prestazioni, cioè non sei stato il Savion che ha vinto le gare, che ha 100 punti e passa. Mi è dispiaciuto perché comunque sia è stata una gara bella, perché i primi due tre, quando c'era anche Furious, se ne davano veramente di santa ragione. Ogni giro, cioè, dovevi star lì. Qualcosa mi sono anche perso, purtroppo. Però c'è una gara dove anche te la potevi giocare. Quindi ti voglio fare due domande. La prima, hai gestito la gara, nel senso, hai gestito i tuoi punti di vantaggio comunque, che con questo podio sono comunque 15 buonissimi punti, più gli altri che hai di vantaggio sul secondo e sul terzo, oppure c'è, cioè, questa pista non ti ci trovi come mi dicevi in allenamento. Vai. Andiamo. La pista già di mio era un po' particolare, come hai potuto vedere anche te, che era molto, non era nelle mie corde, diciamo, questa pista. Poi, comunque, il fatto di non fare le qualifiche era perché io volevo la soft in qualifica, appena perché ho visto il tempo. Cioè, vedendo il tempo, ho detto io nel dubbio mi metto il bilanciamento quello non bilanciato, ma dure. Ho messo le dure, ma non mi ha dato comunque la soft. Allora, ho detto Ma in qualifica? che sì, in qualifica. Ho messo le più dure, però non c'avevo la soft, quindi ho detto io voglio partire con la soft. Perché? Il fatto era che comunque loro dovevano... Chi partiva da... Diciamo che la mia gara è stata tutta una strategia. L'ho gestita tutta ai box, nel senso che loro all'undicesimo o decimo giro dovevano fermarsi per cambiare le ultra. Poi avrebbe piovuto. Quindi io ho detto, voglio le soft perché io tiro lungo fino alla pioggia. Loro fanno una sosta in più. Io non la faccio. Perché avrebbe piovuto dopo il ventesimo giro. Quindi ho deciso di fare questa sosta, di questa scelta qua del soft. E ho fatto una gara molto tranquillo, cioè in senso io ero dietro, lasciavo che davanti si scannassero. Non avevo nessun tipo di problema, io mi facevo i miei giri. Infatti all'inizio stavo bene nel mio tempo. Poi il mio problema, quando è venuta la pioggia... Quella pesante è stata che ho fatto l'undercut con mettermi le full wet. Il problema è che era entrato Bruno prima di me. Quelli al box non erano pronti. Io ho fatto una sosta di macchina di 8 secondi.
invece che due. Ne ho persi sei. Perché non erano pronti con le mie gomme e non erano pronti. Se io non avessi avuto quei 6 secondi, avevo fatto il calcolo, uscivo davanti a Senna. E il mio intento era tenere poi dietro Senna e stare, stare in mezzo tra Spectre e Senna, essere secondo. Io la strategia l'ho fatta, cioè mi è riuscita tutta alla perfezione, non ho sbagliato nulla. Infatti quella, la mia era una strategia così, perché con questo tempo qua, che ho visto che era asciutto, poi diventava un po' bagnato, poi diventava completamente bagnato, ho fatto questa scelta qua di strategia. Ascolta, allora vi faccio una domanda a te e a Senna. Vi aspettavate un pilota esordiente così? Cioè, forte così? Perché comunque vincere una gara è una prova di forza. Non è fortuna, non può essere solo fortuna, insomma. Vai. Io me l'aspettavo da lui. Perché comunque l'avevo già visto girare. E quindi... diciamo che era... sapevo che... era forte, quindi stava davanti. Provava sicuramente direttamente contro. Per quello che io ho gestito la gara così. Non l'ho gestita in maniera diversa. Ma perché sai bene anche tu i miei... Sì. In allenamento ne abbiamo parlato tanto. Ne abbiamo parlato che comunque ci sono queste problematiche di fatto di mie, di quando sono a pieno. Comunque... è il primo anno e non mi va di comunque di rovinare una gara. Io ho fatto una, tra virgolette, una strategia diversa appunto per quello. Nulla, andate in vacanza contenti comunque di questa gara, oppure avete qualcosa da aggiustare secondo voi? Posso aggiungere una cosa? Una domanda sulla domanda che hai fatto prima, Lore. Sì. È che per me Spectre adesso ha vinto, e bravo, perché questa pista si vedeva, come ha detto Savio, che aveva un passo in più. Poi dopo ognuno ha le sue difficoltà, perché non tutte le piste piacciono a tutti. Però per me Spectre riesce a reggere la pressione di Savio, me, Furious e Giacomo, perché mancava anche Giacomo stasera. Quali, se ce l'hai dietro, ti mette pressione fino all'ultimo giro, perché proprio lui vuole per forza quella posizione. Poi dopo, certe volte gli capita di fare un errore, e capita a tutti quell'errore di farlo, però è uno tosto Giacomo, quindi oltre a vedersela con noi, se la deve vedere anche con Giacomo Spectre, che purtroppo stasera mancava. Vabbè, comunque siete in tanti per giocarvi le vittorie. Campionato non lo so, perché Spectre comunque è entrato ora, quindi campionato non lo so, ma per giocarvi podi e vittorie siete in tanti. Poi giudichiamo quando siete tutti, perché ora la gara comunque l'ha vinta Spectre con un grandissimo passo su Fulwet, quindi io veramente no, assolutamente contento per lui, perché è un amico da anni, quindi cioè poi veramente cioè è stato superiore in quella fase lì, superiore veramente in quella fase lì, sì, cioè rispetto a te Senna, che comunque sia tu sei stato, hai fatto una cosa che ho detto anche in diretta, sei stato un pochino scorrettino a volte quando ti difendevi, perché ti muovevi un po' troppo, a me mi sarebbe garbata la cosa, però Quando dovevi difenderti, ti sei difeso alla stragrande. Infatti l'hai fatta sudare, comunque, a Spectre. Io l'ho vista la gara, l'ho commentata, quindi ho visto con sorpassi, contro sorpassi. Una gara eccellente da tutti i partecipanti dell'Academy, veramente. Anche da Daniel, che ha chiuso in quarta posizione, e da Bruno, che purtroppo è ultimo, però... in Academy, la sua prima gara, sicché comunque sia e diventerà forte anche lui pian piano. Volevo invitarlo per fargli i complimenti, però non entra, quindi direi di chiudere. Eccolo. Va, facciamo Bruno, mi senti?
Bruno? No, mi sa che era di chiudere. Bruno? Bruno? Ciao, allora ti invito allora fai una cosa, vai sulle impostazioni del gruppo e fai includi il mio audio, ti faccio una domandina veloce che poi si chiude e fai includi il mio audio, sai come si fa? Sì, l'ho fatto. Ok, allora intanto buonasera. Buonasera. È stata la tua prima gara nel nostro campionato. No, orribile. No, intanto a discapito della professione, io voglio sapere se ti sei divertito, se comunque ti piace. Sì, mi è piaciuto. Così sì. Ok. Dai, comunque sì. Lascia perdere la posizione. Te sei qui per farti le ossa. L'Academy è per farsi le ossa e per puntare comunque a stanze come competition e simulation. Quindi prendila come prima lezione a scuola, per poi sfondare sì. I culi, passatemi la parola, sfondare i culi a tutti gli altri. Ok, perfetto. Va bene? Io ti ringrazio per aver partecipato bene. E ci vediamo alla prossima gara a Baku a inizio anno, va bene? Sì, grazie a te. Prego. Allora ragazzi, io direi di chiudere, quindi vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana. Domani correrà la Competition Silver, vi invito a seguirmi perché corro io domani. Poi correrà la Simulation Gold, che vi invito caldamente a seguire, perché c'è il buonissimo Belfior che proverà ad aggiudicarsi anche il Gran Premio del Canada, staremo a vedere. Poi giovedì c'è la Competition Gold da seguire assolutamente. E venerdì ci sarà il torneo natalizio che vi invitiamo veramente a seguire perché verranno utilizzate auto storiche. Ci trovate su YouTube con TST F1 Racing, su Twitter e su Facebook. E nulla, vi ringraziamo per averci seguito, buona serata e grazie. Ciao. Grazie. Ciao.